Allora, come reagiamo alle crisi di Marta? Allora, ti dico che vedere un figlio con una crisi epilettica in corso è veramente è brutto, è brutto, 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 soprattutto le prime. Quando ti vengono le prime, cioè, quando vengono le prime crisi a una persona che vuoi bene, sangue del tuo sangue, cioè proprio ti fa male al cuore, veramente. A noi è capitato questo, la prima crisi di Marta le è venuta a Sharm el Sheikh, raga. Eravamo in vacanza a Sharm el Sheikh, Marta aveva 8-9 mesi, le venne la febbre a 40. Non scendeva di nessuna maniera, con nessun farmaco, e le venne questa crisi epilettica. Io ero impreparata, era la sua prima crisi, panico totale, ma ve lo dico, io non sapevo che fare, mi metto le mani in faccia, perché la prima crisi, la prima, veramente è stato tra, non eravamo in Italia, non eravamo solo loro, no, no. Comunque chiamiamo la guardia medica, ci portano in ospedale, in pronto soccorso. Io urlo vicino ai medici, Valium, Valium, che io non avevo portato dietro e ancora mi mangio le mani a morsi, però non, Marta non avendo mai avuto crisi, io disse, vabbè, che cazzo ci viene proprio a Sharm el Sheikh. Ci venne la crisi a Sharm el Sheikh, mamma mia. Io Valium, Valium, contro i medici che non mi capivano perché erano stranieri, non parlavano italiano, Valium. Comunque quella crisi durò circa 20-25 minuti, fino a che i medici finalmente non capirono che dovevano darle il Valium. Assurdo. Calmata la crisi ci portarono in terapia intensiva 3 giorni a Sharm el Sheikh, immaginate. Io dentro con Marta e Fabio fuori con l'interprete, perché non capivamo nulla. Dentro tutti i medici col burka, io arrivai lì la vacanziera, canottina, short, mi guardavano tutti malissimo. Marta lì nel letto che stava male, così morta, nel senso abbattuta, perdonatemi il termine, abbattuta più che mai, perché poi la imbottivano di farmaci. È stato devastante, devastante. Adesso invece, quando Marta ha una crisi epilettica, reagiamo con molta, molta più dimestichezza. Allora, le crisi epilettiche che le sono venute i primi anni di vita, noi le abbiamo bloccate con il Valium. Però il Valium portava Marta a stare 3 giorni proprio abbattuta, così occhi semichiusi, bava che le scendeva di continuo, proprio semicosciente. Allora io volevo trovare un metodo per far sì che questo non accadesse. Che cosa feci? Mi mise a cercare un po' su internet. Su YouTube trovai il video di un papà che filmava il figlio con una crisi epilettica in corso e dimostrava che mettendogli le gocce di CBD qui sulla gengiva, 2 o 3 gocce, durante una crisi, massaggiando il labbro, la crisi si fermava dopo pochi secondi. Io dissi, caspita, devo provare, tanto male che va, cioè male il CBD non può fare, quindi ci provi a 2 o 3 gocce CBD, che le possono fare? Andai a comprare questo olio di CBD e me lo tieni lì, disse, alla prossima crisi ci provo. Passarono 4-5 giorni, Marta ebbe una crisi. Presi le gocce di CBD, gliele misi sulle gengive e iniziai a massaggiare, 10, 15 secondi, 20 forse, 20 secondi, la crisi si stoppò. Per me la scoperta dell'olio di CBD per calmare le crisi epilettiche di Marta, per me, per noi, per me e mio marito, è stato proprio un toccasana, ci fa vivere meglio, perché sappiamo che anche se Marta le viene la crisi epilettica, dopo non sta 4-5 giorni abbattuta così, perché calmando la crisi epilettica con l'olio di CBD, lei, una volta che la crisi è finita, è come se non ha avuto nulla, giuro, raga, un toccasana. E quindi noi adesso le affrontiamo, a parte che adesso sono un paio d'anni, faccio sempre conto che Marta non ha crisi, perché dopo lo sviluppo si sono fermate, però noi siamo molto sereni. Io ho sempre l'olio di CBD nel mobile, non me lo faccio mai mancare, e viviamo sereni, affrontiamo le crisi con proprio una dimestichezza e una tranquillità assurda, cioè bello, è ovvio, le prime sono toste per tutti, sarebbe anormale se non fosse così. Le prime crisi, 2, 3, le prime 2, 3, 5 crisi, sta arrivando Marta, sono toste per tutti. Poi dopo si affronta tutto con dimestichezza, soprattutto se provate l'olio di CBD, raga, tocca sana. Chi è? Ma amore, sali? E comunque, raga, ho fatto una lunga chiacchierata riguardo alle crisi epilettiche, che sono di Roma, no, raga, sono di Salerno, comunque vai tu, stasera. Ci mangiamo insalatone, cavolfiori, fagioli, melanzane grigliate, taleggio e scamorza fatta a tocchetti. Arrivederci e buon appetito. Scusate, il video è troppo lungo, però vi volevo raccontare questa cosa. Ciao.